Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Sono qui davanti a voi con la mia vestaglia da mortise, so che non è molto estiva, ma pazienza, per mostrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto per quanto riguarda abbigliamento, scarpe, accessori e tutto quel comparto lì. È una tipologia di video che ho iniziato a fare da un po' che vi piace moltissimo e quindi oggi voglio condividere con voi gli acquisti che ho fatto per la stagione estiva. Vi lascio il video, spero che vi piaccia. Prima di cominciare, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qui sotto e di venirmi a trovare anche sul mio profilo Instagram. Io spero che tutti gli articoli che vi mostrerò oggi siano ancora disponibili, perché sapete che spesso gli articoli vanno sold out molto velocemente. Sappiate comunque che tutto ciò che vi mostrerò nel video di oggi è linkato qui sotto nell'info box, quindi sotto trovate come sempre ogni riferimento. Abbiamo il solito tema ricorrente: bianco, nero, grigio, un po' di colore, abbiamo un po' di verde, abbiamo un po' di rosa. Qui sotto c'è anche un po' di rosso perché sapete che nel mio guardaroba non manca mai. Qui di fianco troverete per ogni capo delle clip per vederlo indossato. Tenete a mente come riferimento che io indosso una taglia 42, terza di seno e sono alta 1,76 m, se vi può servire per riferimento per quanto riguarda le taglie che sono sempre indicate di nuovo qua sotto nell'info box. Parto da qui, come potete vedere ho acquistato diversi top, diverse canotte, sono tutti quanti in maglia. Primo è questo, è un crop top di Zara di questo bellissimo color sabbia. Questo ha il cartellino perché non l'ho ancora indossato, l'ho portato al mare un paio di volte ma non l'ho ancora indossato. Niente, molto carino, è di maglia abbastanza spessa, più spessa rispetto agli altri, ha uno scollo quadrato dietro, vedete, mentre è a V davanti e ha questo spacco qui. Questo, avendo questo tipo di spacco di apertura, è per me un capo da indossare prevalentemente sopra il costume, anche perché qui si vedrebbe un po', si vede un po' il reggiseno, comunque quello che indossate sotto. Io senza reggiseno non esco, non mi sento a mio agio, quindi per me questo è decisamente un top da indossare sopra il costume. Sfilo da qua quest'altro top che purtroppo ho già rovinato. Allora, questo è un top molto stretto in maglia, di nuovo, vedete, ha una bella maglina con il giusto peso, con lo scollo a cuore a fascia, senza bretelline né altro. Solitamente io non sono una grandissima amante delle cose a fascia perché trovo che non mi stiano benissimo, ho le spalle piuttosto larghe e di solito questo tipo di capi mi allarga ancora di più. Però questo devo dire mi piaceva molto il peso e la riga, che è una riga bianca e nera. Solitamente le righe si trovano spesso blu, ma sapete che io non indosso il blu. Tripletta, qui ho comprato tre canotte, tre top di maglia uguali. Anche questi tre top qui sono di H&M. Ho comprato prima questo meraviglioso top grigio tortora, bellissimo, è a costine, spero che possiate vedere, con questo tipo di conformazione di lavorazione qui per esaltare le forme delle tette, del seno. Quando mi è arrivato a casa questo me ne sono innamorata e ho ordinato subito il nero e poi dopo un po' anche il bianco. Devo dire che i primi due li ho presi nella taglia S, che per me è perfetta. Questo tipo di top di H&M, ne ho altri anche a manica lunga, insomma sono tutti simili, vestono piccolo perché io non sono una S, sono almeno una M, ma vestono piccolo e vanno portati proprio stretti. Questo qui l'ho preso M perché nel frattempo le S erano terminate, ma lo volevo e mi va bene lo stesso, però mi piace di più l'effetto della taglia più piccola perché si conforma meglio, insomma, al corpo. Bellissimi, io li trovo stupendi, anche questi per ogni occasione, sotto un blazer oppure così da soli. Una sera, cioè, una sera poche settimane fa, ho incontrato anche una di voi, tra l'altro, sono andata a ballare con i jeans larghissimi, questo è la cinturina di Celine e l'effetto mi piace molto easy, però mi piaceva tantissimo proprio l'effetto. È di H&M anche quest'altro top che, allora, io questo l'ho tenuto perché mi piaceva molto, però la taglia non è proprio la mia. Allora, questo top sempre di maglia a costine, color burro con i profili
neri, mi piaceva tantissimo la combo colori. Io ho un debole per le cose con questo tipo di profili. Questo top era disponibile anche al contrario, cioè nero con i bordi bianchi. Allora l'ho ordinato prima nella taglia S e nella taglia M perché ero convinta che come per questi fosse un capo da tenere in figura e comunque io di H&M sono una, tendenzialmente una M, ma la M che mi andava bene di busto aveva questa cucitura qui che essendo rinforzata perché c'è questo lavoro di uncinetto era molto stretta e mi dava fastidio qua, mi stringeva qua, quindi ho preso la L che mi è un po' più morbida di busto. Mi sarebbe stato giusto un patchwork tra le due, però ho deciso di tenerla perché mi piace tantissimo l'effetto e proprio trovo che il contrasto anche con l'abbronzatura sia molto molto carino. Torniamo da Zara. Da Zara ho preso questo top qui che è stato per 2 settimane nel mio armadio con il cartellino attaccato perché non ero sicura di volerlo tenere, non so, c'era qualcosa che mi frenava. Forse mi frenava lo scintillio, non lo so, perché mi dava un po'. Non mi sembrava molto, non lo so, non capivo se era carino, ma comunque raffinato, oppure se era una roba un po' zarretta. Quindi ci ho messo un po' a decidermi. Alla fine, come potete vedere, ho deciso di tenerlo. Bellissimo anche lui con gli shorts di jeans, con i jeans, con i pantaloni larghi bianchi, mi piace moltissimo. Ho preso una M e mi va comoda, insomma la riesco sia a tenere dentro i pantaloni che fuori volendo, la indosso un po' come mi pare e l'ho indossata spesso anche per andare in spiaggia, quindi come copricostume sopra gli shorts di jeans. Allora, vi mostro, tengo da parte le t-shirt perché questo è un capitolo a parte e vi mostro questa camicia. Questa camicia in realtà sono due, nel senso che è una camicia di lino di Zara. Secondo me la Zara fa delle ottime camicie di lino. Cercate sempre il 100% lino, mi raccomando, perché c'è una grandissima differenza sia nella freschezza che in come cadono i capi. Allora, io questa l'ho già utilizzata, l'ho usata oggi in ufficio. L'ho comprata identica, gemella, anche bianca. Ma non la trovo, non è nel cesso dei panni sporchi, non è tra le cose da stirare, non so che fine abbia fatto, forse l'ho lasciata al mare, non lo so, comunque l'ho comprata anche bianca. Mi piace molto perché non ha il colletto. Io non amo il colletto da camicia, io mi sento una rimbambita quando ho il colletto. Ho delle camicie col colletto, ovviamente, che comunque mi piacciono, che uso, però se posso evitarlo molto volentieri. E quindi quando mi capita di vedere camicie che non hanno il colletto con taglio over, io poi le porto sempre con la manica arrotolata, mi ci fiondo. Mi piaceva tantissimo questo colore per abbinarlo, ed è come lo abbino infatti con i pantaloni bianchi, secondo me sta benissimo, ma penso che stiate vedendo l'immagine proprio qui di fianco. Ora, torniamo indietro alle t-shirt. Ve ne ho parlato su Instagram, quindi se mi seguite lì non vi sarà nuova questa cosa. Sono entrata da 2 mesi nel tunnel di Skims. Skims è il brand di abbigliamento, di loungewear e di biancheria intima, di costumi di Kim Kardashian. Kim Kardashian la ami o la odi? Io la amo profondamente, amo tutto il clan Kardashian, amo tutto il circo, tutto il carrozzone, ma insomma non avevo mai ordinato niente perché boh, non mi c'ero mai messa onestamente, non mi c'ero mai interessata. Finalmente mi sono decisa e negli ultimi 2 mesi ho fatto tipo 3 ordini e uno ce l'ho lì pronto, vorrei fare un altro ordine. Nel video di oggi vi mostro tutto quello che ho preso, ok? Parto con le t-shirt. Queste t-shirt sono famosissime, le conoscerà sicuramente anche vostra nonna ormai. Sono le Boyfriend T-shirt, una delle linee di Skims è la linea Boyfriend, dove ci sono tutti i capi di ispirazione maschile che possono essere utilizzati da uomini e donne, insomma, sono unisex. Io ho sentito parlare di queste magliette, sapete che io sono una grandissima appassionata, una grandissima utilizzatrice di t-shirt, soprattutto bianche, e era da tanto che sentivo parlare di queste magliette, quindi il primo ordine che ho fatto ne ho comprata una. E ho comprato questa. Ho comprato la Boyfriend T-shirt, eccola qua, nella taglia S, grigia. Adoro il grigio melangiato così, preso questa, è arrivata a casa, l'ho indossata. Io vi giuro, guardatemi negli occhi, questa maglietta è la cosa più morbida
che voi possiate mai toccare con la vostra manina santa. È una roba incredibile. Il prezzo è alto perché costano 50 euro queste t-shirt, 52 forse, ma è burro. Ci sono magliette di burro, sono di una comodità incredibile, non ti verrebbe più da toglierle. Questa l'ho già lavata 2-3 volte ed è perfetta. Tra l'altro questa l'ho tenuta così perché l'ho lavata, l'ho stesa appesa su un appendino e non l'ho stirata. La stirerò ovviamente perché io sono una di quelle che stira anche i canovacci da cucina, però per farvi vedere se vi piacciono i capi che non richiedono grandi manutenzioni o che non richiedono necessariamente di essere stirati, per farvi vedere com'è. Ok, portabilissima. La S è un pelino grande. Allora, questa è una maglietta unisex, quindi l'idea, il fit è over ovviamente. La S per me è un pelino grande, cioè un po' sportivotta, però mi piace molto, cioè la porto senza problemi, la infilo nei pantaloni e va veramente benissimo, oppure la tengo fuori con i leggings così mi copre la chiappa e non ho problemi di nessun tipo. Però quando ho fatto il secondo ordine ho preso la stessa maglietta in XS per averla un pochettino più, diciamo, meno sportiva. È comunque una maglietta dal fit rilassato e dal taglio dritto, quindi il fit è proprio unisex, cioè la maglietta che rubate a vostro marito, a vostro fidanzato, al vostro papà, al collega, a chi rubate le magliette, non lo so, però è perfetta. Tra l'altro il girocollo è stupendo, è un bellissimo collo, non di quelli che tante volte hanno le t-shirt che sono colli col bordino sottile, miserissimo, sembrano le magliette della salute. Bellissima, veramente una maglietta con la M maiuscola se vi piacciono i fit oversize o comunque i fit unisex. Poi, assieme a questa, ho comprato anche la grigia, che in realtà questa qui è una taglia ancora più piccola. Questa è una XXS, ok? È ancora più piccolina, perché questa era un colore in edizione limitata e io ho comprato soltanto la XXS, che era l'ultima taglia rimasta. Quindi qui potete proprio vedere la misura della taglia più piccola che c'è, che è questa qui, che direi che risulta, se avete una... Se avete una taglia 42 tipo me, è una t-shirt che definirei classica nel fit. Se avete già una 40, rimane comunque over, ok? Quindi tenetelo a mente, potete un po' adattare voi la misura che volete. Questa non l'ho ancora indossata, infatti ancora il cartellino, però è stupenda. Cioè, queste magliette sono stupende. Infatti poi ho preso anche quella bianca. Devo dire che la bianca è quella che mi fa un po' meno impazzire, perché non so se notate, ma è un bianco latte, non è il bianco ottico. A me piace il bianco ottico, cioè il crispy white, proprio il bianchissimo, e questa qui invece è un color latte, però l'ho presa lo stesso perché mi piaceva da morire. Mi manca, ci sono altri colori in realtà, adesso ho visto che è appena uscito il colore stone che vorrei comprare col prossimo ordine, e vorrei comprare anche la nera, quindi nera, grigia chiara e bianca sono i tre colori permanenti. Poi ce ne sono altri, questo era un limited edition, c'è il fango, c'è il rosa, c'è questo stone nuovo, ce ne sono vari che escono regolarmente, periodicamente, che sono in realtà edizioni limitate. Tra l'altro continuo sul filone di Skims perché ho anche altre cose qui da farvi vedere che sono qua sotto, voi non le vedete appese perché non sono cose da appendere, così vi mostro tutto l'universo Skims. Allora, questo lo metto da parte perché è un costume. Ho preso altre cose. Allora, quello che ho preso è, parto dalle cose, quello che mi è piaciuto meno, l'unica cosa che in realtà non è che non mi sia piaciuta, però mi è piaciuto un po' meno, sono i boxer. Sempre della stessa linea delle t-shirt, stesso materiale morbidissimo, ho preso due boxer, non so se riuscite a vedere, hanno l'elastico in vita, proprio come se fossero i boxer da uomo, solo che non hanno la tasca per il pacco, per capirci. Ho preso ho preso due misure M, l'ho preso nero e l'ho preso grigio. In realtà si possono usare per fare il match con la t-shirt, se volete usarli come lingerie o anche per uscire, che se frega, alla fine siamo nel 2023, possiamo uscire di casa come ci pare.
Allora, mi hanno fatto impazzire meno perché intanto sono dei boxer di cotone elasticizzati, non sono contenitivi, quindi non aspettatevi miracoli da quel punto di vista come la shapewear che vi mostro tra poco. Quindi sono proprio da stare in casa oppure da dormire, questo tipo di attività qua per quanto mi riguarda. Ho preso la M, io ho seguito la guida alle taglie di Skims per tutti gli acquisti che ho fatto. Questi devo dire che... Allora, è stata giusta la taglia M, però non mi calza bene, nel senso che la vita è molto larga. Sono a vita molto alta, beh, mi vedete indossarli qua di fianco, sono a vita molto alta e la vita che è elasticizzata mi sta larga, cioè proprio balla, mentre i fianchi e la coscia, non dico che mi sono stretti, mi vanno bene, però la cucitura sotto della coscia è un pochettino stretta, non che mi fa... che mi segna la ciccia perché comunque è molto morbida, però sento che è stretta e mi dà un po' fastidio, ecco, più un discorso di sensazione che non di estetica. Questi qui li ho presi perché magicamente, non so perché, quando ho riempito il carrello di cose da comprare, c'erano anche loro, mi sono comparsi a metà prezzo. Io avevo messo dentro il grigio, il nero e ho detto poi quando concludo l'ordine scelgo un po' che cosa tenere, cosa escludere dal carrello, li ho visti che erano al 50% di sconto, quindi li ho pagati 18 euro l'uno e ho detto: ma sì, li approfitto, li prendo tutti e due. Dico, non avrei preso la taglia più piccola, la S, perché sicuramente mi sarebbe stata molto stretta qua sotto, quindi va bene così. Però ecco, secondo me non voglio dire che non valgano perché qualitativamente non siano validi, però secondo me per questo tipo di capo che si porta dentro casa il prezzo pieno è alto. Quindi io onestamente non ci spenderei questi soldi a prezzo pieno, ne volevo prendere uno solo per curiosità. Le magliette valgono ogni euro, credetemi. Questi, secondo me, no, sono un po' overpriced, anche se molto comodi per stare a casa. Continuando sempre tra le cose di Skims, ho comprato le mutande. Allora, le mutande, che mutande ho preso? Cheeky Brief. Io non mi faccio vedere su YouTube in mutande, vi voglio bene, ma sento una connessione tra voi e me, ma mi dispiace, non offendetevi, non così stretta, quindi non vi farò vedere le mutande indossate. Ne ho una chiusa, io ho comprato il pacco da 3, il pacco da 3 costa 42, quindi più ragionevole. Io non sono mai stata abituata a spendere così tanto per la biancheria intima, perché io con le mie mutande intimissimi sono sempre andata da Dio, però non fanno più il modello che ho usato per 200 anni e quindi mi trovo a dover trovare una nuova mutanda, classica, diciamo, da usare prevalentemente tutti i giorni. Io ne ho usate due, una l'ho tenuta qua chiusa perché volevo farvela vedere. Non voglio mostrarvi le mutande che ho usato, anche se le lavo, quindi ho tenuto questa nuova solo per voi. Vi mostro la confezione, questa è la bustina con la quale arrivano tutti gli acquisti che fate da quasi tutti gli acquisti che fate da Skims, e questa è la mutandina. Anche qui mi sono fidata del sito, ho preso la misura M, devo dire che mi va bene, avrei potuto prendere anche la L, onestamente, però va bene. Ora così le vedete molto piccole, io uguale quando mi sono arrivata a casa ho detto: ma questa me la posso mettere come cappellino, non mi sta sui fianchi. Ho i fianchi abbastanza larghi, non è tanto un discorso del fianco, però ho gli hip dips e ho un po' di maniglie, quindi sono un po' larga qui sulla zona, no? Pancia, fianchi, sono un po' più larga, infatti avrei sotto la mia taglia di sotto è più grande della mia taglia di sopra, per capirci, però insomma la M va benissimo. Quando l'ho vista così ho detto: se questa la regalo a mia sorella. In realtà sono veramente morbidissime, ne ho una indosso in questo momento, sono burro anche loro, leggerissime, sottili, comodissime, sono le mutande più comode che abbia mai avuto in vita mia e ne comprerò altre. Sono costose, ma vi giuro che mi sembra di non indossare le mutande. Per quanto riguarda shapewear, quindi guaine, cose modellanti, contenitive, ho comprato tre cose. Il primo capo che ho preso con il primo ordine è stato questo pantaloncino qui. Sempre taglia M, che a vederlo qua dite: ma come ci entri qua dentro? E me lo chiedevo anch'io, però alla fine non si sa come mai, ma ci sono entrata. Questo è il davanti e questa è la parte dietro con la cornice
che va a incorniciare, a tirare sulle chiappe. Qua invece c'è un altro pantaloncino ciclista che rispetto ai primi due che vi ho mostrato è molto più contenitivo, cioè vederlo così sembra la stessa cosa ma è molto più contenitivo. Permettetemi di perdere un secondo per spiegarvi come funziona la linea di shapewear di Skims. Potete scegliere di cercare il vostro capo shapewear preferito o filtrando per zona che volete contenere, che volete modellare, ok? Quindi ci sono articoli che sono orientati a scolpire, a contenere la pancia, altri a segnare la vita, altri più i fianchi, il sedere, ci sono biancheria contenitiva per le braccia, per tutte le gambe, cioè veramente di tutto e di ogni tipologia di capo, soprattutto quelli che si adattano insomma al busto, ci sono body interi, ci sono ciclisti come quelli che ho preso io, ci sono capi che lavorano sulla pancia e che hanno il perizoma, insomma c'è veramente di tutto. Il secondo modo per cercare il capo contenitivo è per forza. In totale ci sono 5 gradi di contenimento, di forza, di supporto, per farvi capire il pantaloncino. Allora questi, i primi due che ho preso sono mid, questo qui è strong, ok? C'è il livello light, c'è il livello iper mega contenitivo. Dipende un po' da voi, da quello che cercate, da quanto volete modellare o contenere e anche da quanto credete di poter sopportare l'utilizzo insomma di capi come questi, che ovviamente più o meno stringono, ok? Allora, io per quanto riguarda le taglie ho aperto per ogni capo la size chart, quindi la guida alle taglie, mi sono misurata con il mio bel metro da sarta e ho preso per tutto la misura che il sito mi indicava, quindi per loro ma anche per tutti gli altri capi. È andata benissimo, cioè è stato giusto, quindi ho fatto le scelte giuste. Ripeto, quando arrivano a casa sono microscopici, ma poi insomma sono cose che si estendono molto molto elastiche, quindi ci entri tranquillamente. Allora, io non ho preso, questa è una mia preferenza personale, però poi sta a voi. Io prevalentemente quello che cerco da un intimo contenitivo, da una guaina come questa, è contenimento sulla zona della pancia e dei fianchi, perché è il mio punto, diciamo, più critico. E vi specifico anche che è un tipo di capi che io indosso quando ho qualche occasione, una cena, e ho un abito magari particolarmente stretto, voglio che mi cada bene, no, in queste zone. Io, essendo interessata a scolpire questa zona del corpo e avendo comunque un sedere e una coscia, insomma, non mi sento di non essere in forma, però non è che ho il culo di marmo di Gisele Bündchen, ok? Io preferisco sempre, ma questo non adesso con Skims in generale, evitare i capi tipo a mutanda o a perizoma, perché soprattutto i capi a mutanda contenitivi che stringono mi lasciano il segno della chiappa. Cioè la mutanda contenitiva, se non avete il culo veramente tonico, ma per tonico intendo di marmo, vi fa il segno della mutanda, che è brutto. Stessa cosa quello per il zoma, magari vi contiene fino a qua, ma poi sotto non c'è più niente e quindi si vede magari il sicciotto che viene compresso sopra migra verso il sotto. Quindi per il mio fisico e per le mie preferenze, per i miei gusti, il pantaloncino vince sempre. Poi se indosso un abito particolarmente corto, magari lo rimborso, insomma lo tiro meno giù, lo tengo più un po' più alto, ma per me sono sempre le scelte migliori. Io ho preso due neri e questo qui che è il color ochre. Ovviamente c'è una scala di nude incredibile, ci sono veramente tutti i nude, dal bianco più chiaro e rosato fino al nero più nero, quindi trovate veramente per ogni carnagione, ogni sottotono, ogni etnia, riuscite a trovare il capo giusto da indossare che faccia effettivamente l'effetto nude se cercate il nude. E niente, questi sono tutti quanti pantaloncini a vita molto molto alta che finiscono proprio sotto le tette, e al loro interno qui hanno questo bellissimo gommino che evita che i capi scivolino giù, quindi per me sono perfetti, acquisto azzeccatissimo. Ovviamente quello con supporto strong che stringe un po' di più lo trovo comunque portabile, l'ho già messo per una cena, l'ho indossato tipo 4 ore,
si stringe, ma fa anche molto bene il suo lavoro, quindi onestamente va bene, cioè si riesce a portare, non è che è talmente stretto che non ti va giù il boccone. Gli altri sono contenitivi, fanno il loro lavoro, però sono molto, diciamo, sono un po' più confortevoli da tenere addosso. Poi sta a voi, dipende a voi, insomma, quanto volete soffrire anche tra virgolette, e se volete qualcosa che non stringa troppo, magari potete andare in una taglia più su. Forse il pezzo da 90, ma sicuramente è il capo più famoso del brand. Ho preso il famosissimo slip dress, il vestito lungo lungo nero. Questo online l'avrete visto sicuramente, perché anche qua ne parlano veramente anche i sassi. Cartellino, devo ancora indossarlo. Prima di farvelo vedere indossato qui di fianco, vi faccio una premessa, perché io avevo visto 2500 reel, video YouTube, TikTok dedicati a questo vestito, e tutti ne dicevano meraviglie, tutti appena indossato avevano lo sguardo di chi ha visto la Madonna, cioè proprio rivoluzionata la vita, suscitando anche nello spettatore, diciamo, un'aspettativa veramente molto molto alta. Allora, intanto nessuno me l'ha mai detto, ed è una cosa che ho scoperto quando l'ho ordinato io, il tessuto è, non so se potete vedere, eccolo qua, è a costine, ed è una cosa che io onestamente dai video non avevo capito, insomma non avevo sentito nessuno dire questa cosa. Ha le micro costine, avrei preferito forse che fosse liscio, però penso anche che le costine gli servano per essere il capo che è, cioè sono sensati. Spallina regolabile, bellissimo, scollo molto ampio, squadrato, non quadrato ma squadrato, veramente bello. Non è un capo contenitivo come tantissimi fanno credere o sottintendono o dicono, non è un capo contenitivo, non fa parte della linea shapewear. Cos'ha di bello questo capo? Di bello ha il fatto che è tagliato in modo tale, io non so se lo potete vedere, che qua ovviamente è tutto nero, io sono tutta nera, non è come i soliti abiti di questa tipologia che si vedono in giro, di maglina, di cotone, che sono dritti, cioè sono tipo uno stecco del gelato, dritti così. Questo qui è conformato, cioè, non so se lo potete vedere, ma è tagliato per seguire i fianchi, e sotto qui poi a terra si allarga, anche qui un po' effetto mortisia, bellissimo, mi piace da matti. Però non è modellante. Se avete il rotolino, se avete il cuscinetto che per qualunque motivo non vi sentite a vostro agio a mostrare, questo capo da solo non fa una beneamata mazza, ok? Perché te lo segna tutto il corpo. Il fatto che è conformato rende la silhouette più sfuggente, ok? Quindi quello sì, perché cade in un modo tale, si allarga leggermente sotto i fianchi, che dà una bella silhouette. Però la vostra forma, il profilo del vostro corpo, quello che è con questo vestito addosso. Tant'è che io sono dimagrita tanto nell'ultimo anno, perché ho perso quasi 15 kg. Sono dimagrita tanto e mi sento molto più in forma, mi sento bene nel mio corpo, però come dicevo ho gli hip dip, qui non ho il fisico perfetto a clessidra, che sarebbe il fisico ideale per portare bene questo abito qua. Quindi personalmente ci uscirei di casa anche senza la guaina sotto, perché non è che insomma non è che mi senta in imbarazzo, però mi sento molto meglio se sotto ho la guaina, che mi aiuta un po' a definire la silhouette sulla zona del fianco. Ecco, mi sta molto bene a livello di lunghezza, per quanto sono alta io arrivo a raso terra, perfetto, cioè proprio perfetto. Quindi se siete più basse di me, tenete anche in considerazione questo, che potrebbe essere lungo, essere adatto da portare soltanto con i tacchi, richiedere magari di essere accorciato dalla sarta, insomma valutate voi. Quello che poi voglio dire di questo capo è che, parlando con delle ragazze, delle amiche su Twitter, c'era qualcuno che diceva: questo capo è un capo che va bene soltanto per le magre. Non sono d'accordo, nel senso che, allora, posto che, ripeto, siamo nel 2023, dovremmo aver
Dovremmo smettere di giudicare il corpo altrui, di guardare come gli altri si vestono, se il capo segna o non segna. Questo so che sarebbe quello che vogliamo tutti in un mondo ideale, poi di fatto non è purtroppo così, però sarebbe auspicabile. Al di là di questo, io non trovo che questo sia un capo adatto solo alle magre, io trovo che sia un capo adatto ai fisici a clessidra, a chi, come dicevo prima, ha una bella silhouette. Perché se, secondo me, se potete essere magrissime, ma magari non avere una curva, una forma, e questo abito vi sta dritto così e può non esaltare il vostro corpo. Invece, se avete, anche magari siete una taglia LXL, ma avete il bel fisico a clessidra, proprio la silhouette giusta, questo secondo me vi sta a meraviglia. Finita la parentesi Skims, scusate se non eravate interessati al brand, però in tanti mi hanno chiesto informazioni a riguardo e quindi ci tenevo ad essere più esaustiva possibile. Tornando un attimo indietro, ho un jeans da farvi vedere. È un jeans palazzo, questo qui è di Zara. Non mi fa impazzire al 200% il lavaggio, che è un po' quel jeans, forse così sembra solo jeans chiaro. In realtà è quel jeans chiaro che ha il lavaggio impercettibilmente verdino, non so come dire, però sì, non è proprio il mio lavaggio preferito. Io preferisco il denim normale. Di particolare rispetto ai soliti jeans palazzo, sapete che ne ho 80, è il fatto che dietro la tasca è fatta così, quindi non è un 5 tasche classico, e sulla gamba c'è questo tipo di cucitura. Ok, quindi c'è questo inserto triangolare all'interno della gamba, ecco, tutto qua, che lo rende forse leggermente più sportivo rispetto ai classici jeans lisci, ecco, per capirci. Sempre di Zara ho due vestiti molto belli, ma per me ovviamente, altrimenti non li avrei comprati. Allora, il primo è questo, ed è un vestito di lino, questo color oatmeal, mi pare che lo chiamassero ghiaccio, quindi mi dava l'idea di essere un grigio molto chiaro. In realtà è un color oatmeal, cioè proprio un tortorino chiarissimo, un beige chiaro ma non giallastro, stupendo. Scollo squadrato come piace a me, bretella larga ma non troppo, dietro a questa banda elastica, si apre con la zip, lungo fino a metà polpacci e con le tasche. Bello, comodo, fresco, questo l'ho già indossato e mi hanno anche fatto i complimenti, mi piace tantissimo. Quest'altro invece, sempre di Zara, è nero ed è un abito a portafoglio, non so quanto possiate vedere, ma come al solito vi metto la clip di fianco. Questo qui ha le spalline sottili, regolabili, scollo a V, c'è questo nodo che si fa qui sul lato per segnare un po' la silhouette, e la gonna è una longuette con questo spacco qui, gonna portafoglio con lo spacco. Molto carino per uscire la sera, secondo me è una cena easy, questo funziona. Lo potete accessoriare con qualcosa che lo renda casual o con qualcosa che lo renda un pochettino più elegante, quindi trovo che sia un capo molto versatile da avere. Poco versatile invece, perché questo è e così te lo tieni, questo altro vestito di Zara, di questo color rosa antico, bellissimo. Io adoro questo punto di rosa. Questo è un abito con la manica a mantella. Vi metto la clip di fianco perché non è facile capire com'è quest'abito. Allora, tecnicamente è uno smanicato, soltanto che la parte dietro è questo mantellone enorme che è staccato dall'abito. Però fa proprio mantello dietro, bellissimo, mi piace da matti. L'ho comprato senza un motivo specifico, però questo, se avesse un matrimonio in maggio o in giugno, sarebbe perfetto. Prima che viene il caldo, sarebbe perfetto. Quindi, siccome quando mi capiterà di avere un matrimonio di maggio, giugno oppure anche di settembre, non troverò niente, ho detto, ah, io gioco d'anticipo, me lo prendo adesso, così quando mi capita ce l'ho. Questo è un po' Living My Ranieri Giordania vibe, no? Avete presente gli abiti meravigliosi? Ne fa tanti anche Valentino, che indossano le donne medio orientali, quindi con la manica nuda, però la spalla coperta, questa mantella dietro, bellissimi, mi fanno impazzire. Questa è un po' la versione cheap di Zara di quel tipo di abiti lì.
L'ultimo abito che vi mostro è questo qui di Yux. Ce l'ho ancora qua col cartellino perché sto pensando alla taglia. Allora, l'abito è bellissimo. È questo abito di maglia traforato. Vedete? Semi traforato, però se ci mettete sotto anche qui un pantaloncino tipo quello di Skims e un reggiseno color carne è perfetto. Molto 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 bello, fresco, lungo, lungo fino alle caviglie. Sono qui che non stacco il cartellino per la misura, perché io ho preso una M, però è un, non è che è stretto, è molto attillato. Ho paura che mi possa essere più comoda una L, ok? Solo che devo ancora decidermi, non ho ancora preso una decisione. Comunque il prezzo è ottimo, perché il brand è 8 by Yux, quindi è il brand proprio di Yux, non è di una Griffin in particolare, e lo trovo molto bello, molto elegante. C'era anche nero, però ho deciso di restituire il nero, tenere solo il bianco, perché secondo me di vestiti neri nell'armadio ne ho tanti e mi fa molto più comodo averne uno bianco. Poi cosa vi mostro? Un costume, ho preso un costume Reina Olga. Sbavo dietro a questo costume da 2 anni. Mi ero categoricamente rifiutata l'anno scorso di spendere una cifra del genere per un costume, e poi alla fine ho ceduto. Ho ceduto perché io non so voi, io non ho mai avuto il pallino di spendere tanto per i costumi. Ho sempre preso i costumi di Calzedonia, buon, perfetti, andavano bene. Negli ultimi anni trovare un costume di Calzedonia che non fosse Zarro era sempre più difficile, devo dire la verità. Però allora che succede? Succede che io da un paio d'anni a questa parte mi rendo conto che i costumi hanno subito dei prezzi allucinanti. Cioè, trovi online dei siti di costumi anche sconosciuti, che li vedi su Instagram, vedi questa gnocca pazzesca con questo costume pazzesco e dici: Madonna, lo vorrei proprio quel costume. Pezzo di sopra 120 euro, pezzo sotto 79. Ma cos'è? Cioè, veramente too much, too much. Quindi mi ero veramente rifiutata di uniformarmi a questi nuovi prezzi dei costumi. Poi mi sono innamorata di questo. L'anno scorso non l'ho preso, quest'anno ho detto: sai che c'è, me ne sbatto, me lo compro. Ho preso il costume Brigitte, o Brigitte, non lo so, di Reina Olga, che è un brand di costumi spagnolo. Avevo inizialmente comprato questo costume su Yux, approfittando dello stesso sconto con cui ho preso l'abito, soltanto che questi costumi, i costumi di Reina Olga, su Yux li compri a taglie. Cioè, purtroppo il range di taglie è tremendo, perché c'è la prima, la seconda e la terza e basta. Cioè, scandaloso. Avevo preso la seconda, ok? Volevo comprare sia seconda che terza, ma la terza era sold out, quindi ho preso soltanto la seconda. Seconda non vuol dire seconda di seno, vuol dire prima, seconda e terza, come SML in poche parole. Questa qui, la seconda, corrisponde a 42, che ho detto magari di seno ci sta, ma sotto io sono 44, non sono 42. E difatti arriva il costume, bellissimo il pezzo di sopra, ma la mutanda stretta. Soltanto su il sito ufficiale di Reina Olga, è possibile acquistare i pezzo sopra e pezzo sotto spaiato. Cioè, quando vai a comprare il bikini, ti fa scegliere la taglia del pezzo sopra e la taglia del pezzo sotto. Quindi ho fatto l'ordine lì senza buono sconto, li mortacci sua, avevo risparmiato il 30% su Yux. Ed era per quello che ho detto lo compro, perché lo pagavo il 30% in meno. Poi è arrivato a casa, me ne sono cazzo innamorata e ho detto vabbè, lo compro lo stesso anche se a prezzo pieno. Anyway, il costume è questo, ve lo metto qua di fianco, anche se non vi mostro la parte sotto, cioè mi metto qualcosa sotto e sopra la mutanda, perché vi ripeto, io sui mutande su YouTube, no grazie. Questa è la mutanda, ok, taglia terza. Ancora qui, che è una 44, e questo è il pezzo di sopra invece taglia 42, bellissimo. Il reggiseno è una cosa meravigliosa, meravigliosa. C'è proprio le bretelle, la linea qui delle bretelle è bellissima, la chiusura dietro è questa sorta di piercing stupendo, non so se vedete, che si chiude così.
È bellissimo, è morbidissimo, comodo da morire. Il reggiseno è così, è morbido, non ha nessun tipo di coppa di imbottitura, quindi se magari ritenete di averne bisogno potete mettere una coppa dentro voi. Non c'è la tasca in realtà, però potete magari mettervela dentro, la cucite con due puntini, non lo so, secondo me qualcosa si può fare, però ha una vestibilità veramente stupenda, soprattutto il pezzo di sopra e il tessuto è morbidissimissimo. L'anno scorso lo facevano anche il leopardato, leopardato bellissimo, colore giusto, macchia giusta, ma quest'anno non c'è più. Meno male perché altrimenti avrei comprato anche quello e direi basta, basta, abbiamo dato. Quest'anno per i costumi, basta, ne ho preso solo uno e basta. Le ultime parole famose. Le ultime cose che vi mostro sono delle scarpe. Ho preso diverse scarpe, in realtà non le ho ancora tutte qui, ora vi dico. Allora, il primo paio di scarpe che ho preso, ormai un mese, ma di più. Un altro paio di Manolo. Ormai sono partita per la tangente, mi sono affezionata. Ho preso queste scarpe di Manolo che io volevo da un casino. In realtà su Farfetch anche lì c'era un codice sconto del 30% e le ho prese grigie scure perché volevo queste scarpe da un bel po', però non le volevo pagare a prezzo pieno. La maggior parte delle mie Manolo, tranne quelle che ho preso per il matrimonio l'anno scorso, sono tutte scarpe che ho preso quando magari Luisa Via Roma, Farfetch o compagnie cantante buttavano fuori qualche codice sconto. Insomma, le ho prese grigie scure perché quel colore lì c'era la mia misura ed erano in promo, però quando mi sono arrivata a casa non mi piacevano perché il grigio scuro sembrava, siccome sono scarpe di camoscio, sembrava che fossero una scarpa nera vecchia con il nero sbiadito, quindi non erano affatto belle. Le ho rimandate indietro e dopo una settimana, sempre su Farfetch, sono spuntate queste, che erano quelle che io avrei voluto originariamente, cioè quelle su cui io sbavavo, il colore su cui io sbavavo da sempre. Sono tornate disponibili perché è un colore che non c'è sempre, che non si trova sempre. Fatalità c'era la mia misura, che è il 41,5, e le ho comprate anche se non erano più in sconto. E sono le Manolo My Sale Mules con il tacco Kitten Heel da 5 cm. Guardate che belle! Bellissime! Non le ho ancora indossate perché non ho avuto l'occasione. Vedete, la suola è intatta. Un profumo buonissimo, le scarpe di Manolo hanno sempre questo profumo che mi fa impazzire. Erano quelle che io volevo in origine, mi piacevano da morire di questo colore, ma va! E niente, no, non era pianificato perché avevo deciso di prenderle soltanto perché erano in sconto, però poi quando le ho viste ho detto no, vabbè, ma sono 2 anni che non le vedo rosse del mio numero, poi io ho un numero difficile, 41,5 è difficile e soprattutto i mezzi numeri. Sui siti di rivenditori non si trova facilmente perché di solito prendono i numeri pieni, non prendono anche tutti i mezzi numeri. Però le ho trovate e adesso sono contenta e non le ho ancora mai messe. Pensate qua che rincoglionite sono. Simili nel concetto per quanto riguarda il tacco, ho preso poi questi sandali di H&M della linea premium, della linea. Sì, premium, la linea di, diciamo, più pregiata di H&M. Il costo è un po' più alto rispetto ai classici sandali di H&M perché questi costano circa, non ricordo male, 49 euro, comunque abbordabilissimo. Sono in vera pelle, questo bel color bianco latte, sono comodissimi, sono di pelle, c'è scritto anche qua, leather. Sono veramente comodissimi perché hanno questi lacci super morbidi, tubolari, quindi non sono di quelli che danno fastidio. Hanno questo nodo qui dietro che tiene fermo il tallone, punta quadrata ma non troppo, veramente belli, comodi. Anche loro devo ancora indossarli, ovviamente, perché non è che ho fatto chissà quanto ultimamente, però sono veramente molto belli e sembrano molto molto comodi. Il tacchetto è a sezione triangolare, anche lui sarà 4-5 cm, non di più, veramente molto belli. C'erano anche in altri colori. Non posso mostrarveli in questo video perché sono in teoria in arrivo, però ho comprato quest'anno dei nuovi sandali Oran di Hermès. Questi sono quelli color cuoio che ho preso un paio d'anni fa, color gold.
che adoro, li ho usati tantissimo, veramente tantissimissimo. Non tanto il primo anno che li ho presi, perché il primo anno li ho tenuti un po' da conto, no? Li ho tenuti un po', non volevo rovinarli, però l'anno scorso e anche quest'anno li ho usati tantissimo e quindi ho ordinato in negozio il nero, quindi tutto nero con le cuciture bianche e il bianco dovrebbero arrivare, io non lo so quando, perché sapete che non si sa mai, però mi avevano detto che in teoria erano in arrivo nel negozio di Padova, quindi quando saranno disponibili, insomma, mi chiameranno e spero a breve perché vorrei godermeli il più possibile per l'estate. Quindi ecco, niente, ve lo dico soltanto perché sappiate che non li ho ancora fisicamente in mano, però li sto aspettando. Ragazzi, questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, che possa avervi dato qualche spunto interessante. Ho l'impressione che sia stato ben più lungo del previsto perché ho cambiato 2 volte la batteria, quindi penso di aver parlato veramente come una macchinetta rotta e probabilmente vi sarete addormentati o avrete già staccato il video. Però se siete arrivati fino in fondo, sapete che io vi appiccico qui sul petto una stellina dorata. Avete davvero tutta la mia stima, tutto il mio affetto, quindi grazie mille. Come al solito, se avete dubbi, domande, richieste di qualunque tipo, lasciatele qui sotto nei commenti, rispondo a tutti molto volentieri. Consultate l'info box per tutti i dettagli circa i capi che vi ho mostrato. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto cliccando su questo bottone con la mia faccia. Io vi mando un bacione grande, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!